oggi parleremo di Marco Nava. Marco Nava è un giovane capace artista ferrarese, da qualche tempo neopresidente della Galleria Il Ribellino nell'omonima città. Marco non ama soffermarsi sulla sua biografia, ma tiene molto a sottolineare la propria provenienza da studi di bottega, allineando il proprio percorso alla personalità dei noti maestri d'arte Daniele Carletti ed Emilio De Stefano. In questa sede presenterò sette opere che vanno ad esprimere quasi un giocoso avvicendarsi di diverse realtà, una realtà cromatica, una realtà materica, una realtà formale, una realtà dissertativa che a tratti si sovrappongono, a tratti si intersecano in maniera diversa in ogni singola opera. La prima opera della quale vorrei parlare si intitola San Romano. Marco Nava realizza una vera e propria edificazione di questo scorcio della sua Ferrara. San Romano è una via caratteristica della sua città che ha rappresentato nel XII secolo un'importante percorrenza commerciale e sulla quale ancora oggi troviamo un chiostro e una chiesa sconsacrata adibita ad eventi culturali. Ecco, Marco costruisce sulla naturalezza della tela questa realtà utilizzando la calce, ma imprime in essa un'atmosfera quasi poetica dalle pregnanze storiche che sembra ricreare un leitmotiv, un fil rouge, un filo conduttore tra passato e presente. La seconda opera della quale vorrei parlare si intitola Non siamo soli. Per introdurla vorrei citare alcune parole di un'importante canzone, importante famosa canzone di Simone Cristicchi. Il titolo è Ti regalerò una rosa. La mia patologia è che sono rimasto solo. Prendete un telescopio e misurate le distanze. Queste parole sembrano quasi esprimere lo stato d'animo dell'artista che poi viene espresso nell'ambito di questa tela. Marco Nava realizza un ennesimo scorcio di Ferrara, anche qui, ed è uno scorcio che ritrae un vecchio manicomio ancora presente. Ecco, la tela ritrae, riporta due edifici, l'edificio manicomiale e una casa cosiddetta normale. La strada che passa nel mezzo sembra quasi rappresentativa della distanza tra il bene e il male, la realtà giusta e la realtà sbagliata, e su di essa vi si affaccia un occhio. L'occhio diviene simbolo del giudizio. Marco esprime questa tela utilizzando i colori ad olio e i colori acrilici, colori che hanno tipi di asciugatura diversi, sembrano quasi voler esprimere una condizione lunga, imperitura, che è la condizione poi che vive la persona in stato di alienazione, e invece l'immediatezza del giudizio, la subitaneità. I colori prevalenti sono il bianco e il nero, quasi a significare un out-out, o sei dentro o sei fuori, nel senso c'è una realtà buona e una realtà cattiva. La tela nella parte bassa viene figurata in maniera realistica, mentre nella parte alta l'artista sembra quasi disgregare la realtà, forse per alleggerire il senso di disagio nei confronti di questo tipo di realtà. La terza tela di cui andremo a parlare si intitola I tetti di Ferrara. Per introdurla vorrei citare l'atmosfera creata da Pessoa nel libro Il tramonto, dove lui parla degli ultimi raggi, quelli che anticipano il buio, l'arrivo della notte, che vanno a carezzare il tetto, che perde la propria concretezza per divenire una realtà inafferrabile, una realtà trascendente. Ecco, Marco Nava realizza sulla telaiuta, con i colori ad olio, una realtà disassemblata, disgregata, dove il tetto diviene simbolo della parte alta dell'essere umano, la parte della mente, la parte della psiche, introducendoci proprio a una dissertazione di tipo riflessivo realizzata a pennello. Il tetto copre, cela, custodisce la casa che diviene archetipo, dove vengono indovate poi dinamiche particolari, dinamiche di tipo passionale, dinamiche di tipo conflittuale, dinamiche di tipo evolutivo e
vengono ravvisate nella tela grazie all'utilizzo dei colori che Marco Nava vi imprime. Vi troviamo il rosso, appunto simbolo delle passioni, il blu del misticismo, il viola che è un po' rappresenta, esprime le nozze tra due colori conflittuali che sono il rosso e il blu, quindi le passioni e la meditazione. La quarta opera che andremo a vedere si intitola Cavalli in corsa. Quest'opera, come la precedente, ha un sapore futurista, avanguardistico. In essa Marco Nava sembra quasi risolvere il proprio chiasso interiore, disgregando la realtà. Ma dove trova quiete, Marco Nava? Marco Nava trova quiete in questa tela proprio realizzando queste non forme, attraverso l'utilizzo del colore ad olio e attraverso l'impressione sulla tela di forme caratterizzate da colori quasi dicotomici, il bianco, il nero, il rosso e il blu, egli vi imprime una notevole forza. Il cavallo diviene simbolo quindi dell'indole dell'artista e in essa sembra quasi realizzare un desco equestre dove una moltitudine di cavalli, di artisti, si lanciano come strali alla ricerca del potere artistico assoluto. Dalla possenza espressiva di cavalli in corsa, dal sapore futurista, passiamo alla prossima tela, il cui titolo è L'attesa. Marco Nava esprime la situazione pittorica attraverso un linguaggio metafisico, ma una metafisica quasi fabulistica, raddolcita da tenuità tonali. Questa tela è stata realizzata durante il periodo del primo lockdown e il soggetto, il topolino, va proprio a simboleggiare l'uomo, l'uomo fermo, l'uomo bloccato, costretto in questa situazione coatta, in attesa proprio di questo pericolo che proviene dall'alto. Non appena ho visto quest'opera, mi sono sovvenute alla memoria le favole di Fedro e La Fontaine, di Leonardo Sciascia, le favole della dittatura. Anche essi, anche questi autori, hanno utilizzato un linguaggio favolistico, un linguaggio adatto al bambino, come Marco nel caso di quest'opera, per celare un fluire carsico che sprigiona un eloquio di una situazione di inadeguatezza da parte dell'essere umano. Dalla tela L'attesa, che abbiamo detto essere caratterizzata da un linguaggio rivolto al fanciullo, passiamo all'opera successiva, il cui titolo è Il calice della vita, che vede come protagonista un'altra figura cara all'artista, che è la figura della donna. Quest'opera è di non recente esecuzione ed è un'opera che esprime l'immediatezza attraverso l'utilizzo di materiale di recupero, quindi il cartoncino, ed i colori artistici. I colori accesi, i tratti quasi grossolani, fanno di quest'opera un'opera da sapore neopop, che custodisce però un messaggio con radici ancestrali. In essa, infatti, la donna viene allignata all'idea del Santo Graal, del calice sacro, quindi ha quelle qualità che sono indicative del femminino sacro, qualità quali la calma. Qualità quali una predisposizione all'amorevolezza, qualità quali la capacità di procreare e Marco vuole esprimere quasi un invito al rispetto di questo calice da cui ci siamo dissetati nel corso dei secoli. L'ultima opera di cui parlerò si intitola Il Canneto. Marco Nava ha realizzato espressamente quest'opera per rendere omaggio a Tancredi Parmigiani, un autore che ha dato un significativo contributo artistico nel panorama delle neo-avanguardie degli anni 60. Amo introdurre quest'opera citando alcuni versi tratti da Canne al vento di Grazia Deledda, dove lei parla proprio dell'insinuarsi del vento attraverso le canne al termine della giornata lavorativa. Io amo sposare il termine di questa giornata lavorativa con il termine della realtà percettibile ai sensi e poi farla combaciare con l'inizio di quella che è una realtà ineffabile ed è il mondo in cui prende vita lo spirito errante, lo spirito dell'artista. Marco Nava stimola
stendendo strati di pigmento oleoso, crea una sorta di tessuto esistenziale. Vi si ravvisano poi delle tonalità tonali che sprigionano un eloquio che ci parla di stati esistenziali, stati d'animo, per esempio il marrone ci va a parlare dei piaceri, il blu, gli stati contemplativi, meditativi, il rosso, delle passioni. Nell'opera si può ravvisare anche un digradare dal grigio al bianco, quindi dalla parte inferiore alla parte superiore. Tonalità queste che ci parlano di un passaggio dall'incertezza promanata appunto dal grigio fino a una risoluzione di se stessi. Su questo tessuto esistenziale lui poi realizza queste canne di bambù. Il bambù ha la peculiarità di avere le radici che affondano nella terra e si intersecano alle radici degli altri rami per trovare forza e diflettersi, ciò che si flette non si rompe. Tancredi Parmigiani soleva dire: il mio vocabolario è l'universo, un uomo è tanto più grande quanto l'universo ha in sé. Ecco, quest'opera parla proprio dell'artista come essere umano ed è ciò che ci si auspica per quanto riguarda ogni singolo individuo, di poter risolvere se stesso attraverso un cammino che lo porti ad addivenire a raggiungimenti sempre più alti.